Come dico sempre, mangiare crudista non significa sgranocchiare una carota o mordere due foglie di insalata. Si possono fare delle ricette veramente straordinarie che nulla hanno da invidiare al cibo cotto, anzi, danno sapore fresco, danno energia e molto gusto. Ora vi faccio vedere una video ricetta preparata da Serena Babbo, la mia collaboratrice, amica e socia da tanti anni, con cui abbiamo scritto il libro Vegan Raw, ricco di tantissime ricette crudiste, benissimo rappresentate in fotografia. Vi farà vedere come si fa una cheesecake senza accendere il forno e senza scaldare nessun ingrediente. Guardate come si fa. Ciao a tutti, sono Serena e sono la vostra chef vegetariana, vegana e crudista. Oggi vi voglio presentare una ricetta facile, veloce e buonissima. Una cheesecake ai frutti di bosco senza usare i fornelli. Vediamo come si prepara. Per il pan di spagna, una tazza di farina di cocco, una tazza di farina di mandorle, mezza tazza di purea di banana, un terzo di tazza di succo d'agave e mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia. Per la crema pasticcera, due tazze di anacardi precedentemente ammollati per almeno 4 ore, 3 quarti di tazza di latte di mandorla, mezza tazza di succo d'agave, un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaino di buccia di limone, 3 quarti di tazza di olio di cocco e un cucchiaino di vaniglia. Per la glassa, 2 quarti di tazza di purea di frutti di bosco e frutti di bosco per guarnire. Iniziamo a preparare il pan di spagna. Iniziamo unendo le farine e setacciandole. Ora che abbiamo setacciato le farine, uniamo gli altri ingredienti. La purea di banane, il succo d'agave e la vaniglia. Mescoliamo e impastiamo. Ecco il nostro impasto ora è pronto, ora lo metteremo nella nostra tortiera. Mettiamo il composto nella tortiera creando una base di almeno un centimetro che sia ben appianata. Otterremo quindi il nostro pan di spagna. Abbiamo terminato con la base, quindi con il pan di spagna, ora prepariamo la crema pasticcera. Abbiamo bisogno di un frullatore nel quale andremo a versare gli anacardi ammollati, i 3 quarti di latte di un cucchiaio di limone, il cucchiaino di buccia di limone, il succo d'agave e l'estratto di vaniglia. Frulliamo tutto in modo da creare una crema molto vellutata. Uniremo l'olio di cocco solo alla fine. Alla fine andremo ad unire l'olio di cocco, che è un addensante. Ora assaggiamo. Perfetto, buonissima! Ora versiamo la crema pasticcera. Verseremo la crema pasticcera nella nostra tortiera
stabilizziamo tutto, muoviamo leggermente perché diventi pianta e aggiungiamo la glassa successivamente. La glassa la uniformiamo con un cucchiaio in modo da ottenere anche una copertura. Ora metteremo la torta in freezer per almeno 3 ore. La torta ora è pronta e la guarniamo con i frutti di bosco. La potremo mangiare tra 30 minuti. Ecco qui la nostra raw cake ai frutti di bosco. Ricorda infatti la cheesecake, ma qui formaggio non ce n'è. Buonissima, vero? Se vi piace questa torta, cliccate mi piace a questo video. Condividetelo con i vostri amici e lasciate un commento qui sotto se avete domande o volete chiarimenti. E se volete vedere altre video ricette, buonissime, iscrivetevi al canale, è semplice.